Cari amici di Sesto TV e del Centro Meme, benvenuti a questa puntata un po' particolare. È una delle prime due puntate che riguarderà appunto questa collaborazione che noi abbiamo attivato col Centro Meme. Ora ci saranno le due psicologhe che vi spiegheranno, per chi non lo conosce, ma penso molti di voi lo conosceranno. Perché abbiamo pensato di fare questa trasmissione? Beh, è stata proposta da loro e noi abbiamo accettato bene perché, come avete visto nella sigla, Covid-19, come ti affronto? Quindi non c'è soltanto il problema tecnico di mascherine, non mascherine, di come prevenire, ma c'è anche un problema dal punto di vista mentale e psicologico di come poter affrontare una situazione di questo tipo. E io a questo punto do subito la parola, nel senso, vediamo chi c'è assieme a noi: Cipriana Mengozzi e Cristina Nunziati del Centro Meme, che cominceranno a parlarci. Sono due trasmissioni distinte e vorrei che Cipriana ci spiegasse innanzitutto poche parole sul Centro Meme, che cos'è, quando è nato, come funziona, e poi partiamo con l'argomento della giornata, come affrontiamo il Covid-19. Cipriana, buongiorno, benvenuta a te. Buongiorno, ciao Daniele, grazie, ciao. Noi ringraziamo Sesto TV, così come Sesto TV ringrazia Centro Meme, perché diciamo che l'opportunità l'abbiamo pensata noi, ma la stiamo realizzando insieme. Quindi intanto grazie per questa opportunità. Due parole sul Centro Meme. Centro Meme nasce ad ottobre del 2018, peraltro con la partecipazione di Sesto TV, insomma, che bene o male ha fatto anche le riprese della nostra inaugurazione, quindi eravate benvenuti, soprattutto al buffet, mi ricordo, sì, quando abbiamo fatto l'inaugurazione di ottobre. E, a parte questo sorriso che ho voluto, insomma, far fare anche ai nostri ascoltatori di stamani. Noi siamo un centro multiprofessionale, abbiamo due sedi, siamo a Campi Bisenzio. C'è una sede in via Vittorio Veneto dove gestiamo le psicoterapie adulti, quindi tutta la parte della psicologia e psicoterapia, dei colloqui individuali e anche in parte le terapie della famiglia, di cui peraltro si occupa Cristina, che è stamani mattina insieme a me, appunto qui in diretta con te. Nell'altra sede ci sono tutta una serie di servizi che riguardano l'infanzia, c'è la neuropsichiatra infantile, che è la coordinatrice del centro, che è la dottoressa Potenza, poi ci sono Rosanna Martino, che è la nostra logopedista, e poi ci sono Daniela Lucà, che si occupa della parte delle terapie familiari e dello sport, e Consiglia del Prete, che è una nostra psicomotricista, quindi fa attività di psicomotricità per i bambini. E si sta approcciando adesso Susanna Ancora per il tutor dell'apprendimento, per i disturbi dell'apprendimento. E poi nella seconda sede, appunto, che è il centro infanzia, che è in via Milano, 28, per i Campidani, davanti al bar Le Poste e accanto alle Poste, e, diciamo che lì facciamo un'attività anche più di psicomotoria, ecco, quindi attività di training autogeno, qualcosa anche che riguarda lo yoga, abbiamo iniziato da qualche mese. E, io appunto sono Cipriana Mengozzi, Cristina Nunziati, che lavora con me, ecco, che è in diretta con noi stamattina, è anche la referente dei servizi di neuropsicologia, di tutti i servizi domiciliari che saranno oggetto del prossimo incontro che faremo sabato mattina, e di tutta un'area che riguarda i disturbi alimentari. In più, e poi passerei a parlare appunto dell'argomento di stamattina, facciamo tanta formazione perché siamo anche un centro di formazione e formiamo personale sanitario in vari ambiti, disturbi dell'apprendimento, perizie giuridiche, che le facciamo anche noi appunto come servizio al centro, le classiche consulenze di parte, insomma, della testistica psicologica, più tutta una serie di altri corsi di formazione. Ora ne stiamo preparando anche uno per l'appunto sulla psicologia dell'emergenza, quindi a breve andremo online con il nostro primo corso FAD sulla distanza. Allora, questa è un po', diciamo, la presentazione generale. Come funziona? Benissimo, allora entriamo un po' in merito all'argomento di questa mattina. Cioè è stato dato il titolo di Covid-19, come si affronta,
stamani affrontiamo uno dei primi argomenti, che è come si affronta nei rapporti di lavoro, diciamo, quando le persone devono recarsi al lavoro e poi hanno dei problemi effettivamente, io credo, a ritornare a casa, problemi propri nei confronti della famiglia e così via. Quindi vi lascio a voi, io mi metto in ascolto e vi lascio a voi la palla, come si dice. Cipriana, Cristina. Allora, grazie. Allora, noi abbiamo un po' pensato anche a quello che poteva essere più utile, proprio per dare anche qualche consiglio, indipendentemente dal fatto che le persone poi abbiano o non abbiano dei percorsi anche attivi che accompagnano sia a livello del datore di lavoro sia a livello privato, il fatto appunto di essere fra quelli che stanno andando al lavoro. Ci è venuta quest'idea perché si fa spesso parola stare a casa ed annoiarsi, come affrontare la situazione nello stare a casa, però l'elemento lavoro è qualcosa che da un lato c'è chi va direttamente presso il posto di lavoro e quindi ci sono tutto il personale sanitario, il personale che ha sempre lavorato dei supermercati piuttosto che di tutti i negozi, insomma degli esercenti che sono rimasti aperti. Dall'altro c'è chi lavora in smart working e quindi a casa, senza magari che venga percepito in alcune situazioni dagli altri membri della famiglia che sta lavorando. Quindi la nostra idea era capire chi sta veramente chi si è disattivato e chi invece è attivo, che differenza fa questo. Allora, diciamo che noi abbiamo attivato in questo periodo un servizio urgenze dove stanno arrivando alcune prime visite, quindi lo spunto è anche rispetto al fatto che noi siamo fra quelli che lavorano. E abbiamo fatto appunto una scelta sulle urgenze che era quella di non andare solamente in video e online per i nostri pazienti, perché in alcuni casi abbiamo valutato di restare al lavoro. Io inizierei parlando del personale sanitario, che è un personale particolarmente sotto sollecitazione e che già per la natura del lavoro che fa è un personale soggetto al cosiddetto burnout. Traducendo dall'inglese, burnout vuol dire scoppiato, vuol dire bruciato, vuol dire che in tutte le situazioni in cui io sono sottoposto a avere sotto la mia protezione, sotto il mio accudimento delle persone e averne la responsabilità anche della loro salute, posso avere una sorta di doppio peso, sia per quanto riguarda il mio lavoro, perché andare al lavoro e tornare a casa per paura di contagiare la mia famiglia è un peso a livello familiare, ma in più ho un doppio peso di possibile contagio delle persone che sto assistendo. Quindi capisci bene, Daniele, che questo vuol dire lavorare tutti i giorni con la paura di fare il contrario rispetto alla propria motivazione lavorativa, alla propria scelta. Cipriana, scusami se ti interrompo, a volte ci sono anche delle situazioni spiacevoli come quella che è successa, mi pare, o a Lucca o da altre parti o a Pisa, dell'infermiera che lavora e che è all'interno di un condominio e si è vista arrivare nella buca delle lettere una lettera pressoché anonima che gli dice: fai attenzione, noi non vogliamo che tu ci porti il Covid perché qui ci sono anziani, come se questa persona che già durante il giorno soffriva per il tipo di lavoro che doveva fare, insomma, fosse l'untore della situazione. Questi sono atteggiamenti che vanno sicuramente condannati perché sono brutti da un punto di vista umano, proprio di rapporti, di etica, vero? Sono assolutamente brutti. Ti potrei citare anche il caso di quella farmacista che esce dal lavoro, dalla farmacia e da un balcone, mi ricordo era uscita la notizia un paio di settimane fa, dal balcone l'hanno in qualche modo ingiuriata, infamata e le hanno sputato addirittura da questi balconi, senza pensare che questa persona stava rientrando dal lavoro. Questo deriva dal fatto che in una situazione in cui siamo completamente disorientati e dove questo virus pare una specie di fluido nell'aria, no? Perché bene o male, soprattutto all'inizio c'era un disorientamento molto forte, le persone è come se avessero necessità di trovare una causa
a quello che sta accadendo, e quindi le abbiamo viste di ogni, cioè abbiamo visto l'infermiera, ma poi immediatamente dopo era il runner che non poteva andare a fare una corsa, poi è diventato quello che usciva troppe volte a portare il cane, a far la pipì al cane. Cioè il problema è che le persone si disorientano e le prime reazioni all'interno delle emergenze sono reazioni di paura, che poi però troppo facilmente diventano reazioni di rabbia. A quel punto la rabbia riguarda quello che noi psicologi affrontiamo da un punto di vista del controllo emotivo. E quindi diciamo che da questo punto di vista il controllo sfugge alla persona che va su un piano di rabbia incontrollata e che ha necessità in qualche modo, soprattutto quando si sta prolungando, come in questo caso, la situazione di blocco, anche di estrema riduzione della libertà personale, le emozioni diciamo che diventano un caleidoscopio, non sono più emozioni univoche e gestibili come normalmente l'essere umano invece riesce a gestire. Ecco. Questo mi piacerebbe anche passare la parola a Cristina. Ecco, volevo far intervenire Cristina, perché Cristina lavora su un ambito ben preciso da questo punto di vista. Cristina, buongiorno anche a te la parola. Buongiorno e grazie. Io sono Cristina Annunziati, in Centro Meme, appunto come diceva Cipriana, mi occupo principalmente dell'area neuropsicologica, quindi di tutta quella parte della valutazione e del trattamento in seguito a lesioni cerebrali, quindi post ictus, post trauma cranico. Mi occupo anche di disturbi alimentari e sicuramente questi sono due temi che attingono in questo momento a delle fragilità importanti. Rispetto al tema famiglia, che poi comunque sarà il tema di sabato prossimo, sicuramente le famiglie che vanno al lavoro stanno vivendo tanti momenti difficili. Sia per chi, come diceva Cipriana, esce e quindi ha comunque la sensazione o la paura di portare a casa il virus, sia per tutte quelle persone che invece lavorano in casa, in smart working, che invece si trovano a gestire tanti livelli insieme. Poi, per quanto riguarda anche la mia competenza, appunto, c'è la parte domiciliare, quindi la continuità assistenziale per le persone fragili a casa. Diciamo che i temi lavorativi sono diversi e comunque in questo momento si fa tanta fatica a gestire insieme sensazioni ed emozioni, paure, insicurezze individuali che poi ritroviamo anche nella collettività familiare, non sempre in un modo uguale, sincrono, no? Quindi magari uno dei membri ha più paura, l'altro magari la prende con più leggerezza, e allora coniugare tutti questi aspetti interni, individuali, in una collettività familiare non è facile. In più ci sono i bambini che in questo momento non stanno andando a scuola. Quindi ecco, ci sono più aspetti, ecco, da considerare all'interno delle famiglie. Ecco, vi volevo proporre, ho letto proprio stamani su Repubblica, c'è un articolo di un fisico che è uno dei componenti della task force, ormai si dice così, che affianca il governo. Roberto Cingolani è un fisico, il quale fa un'interessante considerazione sul fatto che dice: con questo virus si rischia di ritornare alla preistoria, dovremo davvero cambiare molte regole della nostra vita quando l'emergenza sarà passata. Secondo voi? Bella domanda, Daniele. Bella domanda. È difficile. Ma questa non era preparata, Questa film non era preparata, nel senso che è venuta spontanea ora, perché ho letto, ma dato che voi siete brave, sicuramente mi risponderete bene. Volevo soltanto dire che si ha questa percezione a livello di base, a livello delle persone, che niente sarà come prima. Ecco, questo potrebbe essere. Che ne dite, Cristina? Allora, niente sarà, è una bella domanda, proprio perché una risposta effettiva non ce l'abbiamo neanche in termini di dati, no? Quindi nessuno ci supporta in questo momento da questo punto di vista più scientifico, per cui non abbiamo una strada né battuta in precedenza, è tutta nuova e da definire. Le persone hanno reagito e reagiscono in modi molto diversi. Sicuramente
chi ha avuto, chi esce quindi per lavoro, ha un contatto anche con quella che è la realtà circostante, quindi il pensiero che tu porti, Daniele, molto molto forte, no? Quindi hanno continuato in questa emergenza ad uscire adattandosi con dei dispositivi o con delle messe in sicurezza. Ci si chiede come sia possibile poi rientrare a una normalità e che tipo di normalità è. Vediamo adesso la preparazione delle aziende che riaprono, ma comunque ci sono tante limitazioni. Il come prima non c'è mai, cioè si spera tutti che ci sia un come prima, ma in ogni realtà, in ogni esperienza, il come prima in qualche modo si trasforma e diventa qualcosa di diverso, sia nella realtà individuale, familiare, sia poi all'esterno di preparazione e di come ci muoveremo. Io credo che una risposta in questo momento non possiamo darla, sono dei tentativi importanti che comunque ovviamente seguono dei criteri, però ecco, una strada vera non c'è in questo momento, è una strada che ci mette a contatto anche con la possibilità che ci sia eventualmente, comunque molti parlano di una seconda ondata, chi lo sa, si sta cercando di evitare questo, però ecco, il come prima, da un punto di vista psicologico, credo che non sia esattamente come prima, ma qualcosa che arricchisce o in qualche modo fa tesoro di un'esperienza anche negativa, no? Ma che si può trasformare nel tempo. Non so se te, Cipriana, hai anche qualcosa, anche di più delle persone, sì, che comunque vedi, no? Sì, io su questo approfitto, Daniele, ti ringrazio della domanda, perché in realtà siamo un po' impreparate, ma anche un po' no, nel senso che Centromeme ha promosso una ricerca su scala nazionale sulla cognizione e le emozioni ai tempi del Covid-19. Questa è una ricerca che è possibile compilarla su Google Moduli e trovate sulla nostra pagina il link per partecipare, il link al questionario per partecipare, ed è una ricerca che vuole proprio cercare delle risposte a questa domanda che tu ci poni, cioè cosa succederà dopo. È una ricerca che riguarda le emozioni, le abitudini casalinghe, lo smart working, il pensiero, i modi di pensare, quanto le persone si sentono supportate o meno dai datori di lavoro, per esempio, no? Perché chi sta andando a lavorare ha anche i cosiddetti dispositivi di protezione individuale mancanti, si è fatto tanto parlare che agli infermieri mancavano le famose mascherine in ospedale, no? Quindi abbiamo proprio promosso una ricerca che è autofinanziata insieme ad Alessia Dorigoni, che ha un dottorato di ricerca sul comportamento e sulla parte, diciamo, del comportamento anche rispetto alla modifica delle percezioni della realtà e del mondo che ci circonda e delle situazioni come questa, che lei è di Trento e collabora con noi per tutte le analisi statistiche quando diamo i servizi alle aziende come Centromeme. Questa ricerca avrà anche una seconda fase, quindi lasciando la propria email in fondo alla compilazione del questionario c'è un'area libera dove si può suggerire quali sono, secondo le persone, gli aspetti ulteriormente da indagare. Per esempio, una persona ieri ha risposto sulla pagina, ci ha detto di indagare i rapporti col vicinato, perché erano buoni ma sono diventati difficili, no? Per riprendere il discorso che facevi tu dell'infermiera che torna a casa e il condominio la minaccia in qualche forma, o comunque la rifiuta, e magari prima c'erano dei rapporti di buon vicinato, no? Quindi noi puntiamo molto su questa ricerca, che è già arrivata a raccogliere intorno ai 600 questionari su scala nazionale, proprio per avere, perché abbiamo inserito all'interno delle rilevazioni anche proprio sulle emozioni, e faremo la seconda fase per vedere proprio come sono variate e come meglio strutturare il nostro lavoro di psicologo e psicoterapeuta e tutto il lavoro sanitario che facciamo in base a come le persone ci avranno risposto a questa ricerca, appunto, che, ripeto, è compilabile da parte di tutti, basta andare sulla nostra pagina e si trova il link in modo totalmente facile, diciamo, si va sulla pagina di Centromeme, si clicca questo link, si collega a questo questionario, che avremmo piacere che le persone compilassero il più possibile da tutta Italia per avere una fotografia realistica e per avere quei dati che diceva Cristina al momento non ci sono, quindi abbiamo un po' cercato di promuovere, ecco, anche un paradigma che sia scientifico e che non sia solamente basato sull'idea che può avere un singolo psicologo, che per quanto tu ci abbia detto che siamo bravissime, però vorremmo anche una sostanza, ecco, dei dati e delle cose anche
delle restituzioni un pochino più puntuali da parte delle persone per aiutarci ad aiutarle nel modo più efficace, nel modo migliore possibile. Sì, no, stavo pensando anche a quante emozioni contrastanti, no, in conflitto viviamo tutti i giorni, perché comunque persone che sono anche in questo momento ferme, col desiderio comunque di riavviare la propria vita e quindi con un'apertura di un'azienda o comunque di una propria attività, è anche il come si riparte, e quindi se in questo momento non si vede l'ora di ripartire, c'è poi, diciamo, una parte centrale che è il come si riparte, e nel momento in cui si parte, con che stato d'animo parto. E per esempio, se in questo non ho neanche appoggi con i bambini a chi li lascio, e se ho un anziano da gestire, che fino a questo momento lo stare a casa mi aveva permesso di farlo, bene o male, cosa succede dopo, no? Quindi sicuramente la ricerca che abbiamo fatto avrebbe l'idea di portarci anche a capire, in una seconda fase, anche questi altri tipi di emozioni, no? Successive al lockdown, quindi a una riapertura. Allora, vi pongo un'altra piccola questione, ma io credo interessante dal vostro punto di vista. Ieri l'altro c'è stato il famoso decreto del Presidente del Consiglio, ormai il DPCM, lo conosciamo a memoria come acronimo, che riguardava la famosa fase 2, dove molta gente si aspettava una sorta di libera tutti, si può ritornare a girare, si può ritornare di qua, si può andare, eccetera, eccetera, e poi in realtà sembra. Allora, la questione che vi ponevo è questa: ci sono state molte critiche, non tanto sui contenuti, ma sulla non chiarezza, ma non è questa la cosa che mi interessa. Quello che mi interessa invece è un altro. Ci sono altre nazioni che hanno scelto, come dire, la responsabilità degli individui. Diciamo, apriamo, vediamo che cosa succede, se c'è il rispetto delle regole la cosa può funzionare, se non c'è il rispetto chiudiamo e ritorniamo al punto di prima, anzi forse peggio di prima. Qui in Italia abbiamo scelto invece l'altra strada, di dire stiamo ancora così perché in realtà non c'è forse tanta fiducia. Io per esempio sono rimasto colpito da un'immagine che è circolata su un gruppo qui di Sesto Fiorentino di un accatastamento di mascherine e di guanti una volta uscite da un supermercato, buttate lì come andavano in sostanza. Ecco, questo francamente non mi fa ben sperare, non è una fotografia, come dire, esaustiva, però insomma... Ecco, vorrei sentire da questo punto di vista il vostro parere. Siamo un popolo che merita fiducia? Siamo un popolo che ha bisogno ancora di rimanere soggiogato a certi climi o che altro? Daniele, io su questo ho approfondito per l'appunto ieri in particolare le reazioni diverse a livello anche governativo e politico, e quindi mi riferisco a quello che accennavi poco fa, in particolare della Germania, no? Che sembra riavviare in modo molto spedito tutto, addirittura le scuole. E bene o male noi invece le scuole forse è quello che penalizziamo di più, quello che teniamo più chiuso, più a lungo di tutti. Quindi hanno proprio fatto in Germania, hanno compiuto una decisione opposta. Però è anche vero che la situazione sanitaria della Germania, anche proprio a livello di come sono distribuiti gli ospedali sul territorio, è molto diversa. E la decisione anche su cui, diciamo, i dati su cui stanno basando quelle decisioni sono molto diversi, perché si aprirebbe tutto il percorso che hanno fatto fare alla cittadinanza con i tamponi, con tutti i controlli e con tutti i test sulle persone positive. Quindi diciamo che secondo me non c'è una risposta univoca a questa questione che tu poni, non credo, almeno io non credo che ci sia. Però se pensiamo alla configurazione anche probabilmente del tessuto sociale, e magari lascio poi anche la parola a Cristina su questo, anche dal punto di vista dell'organizzazione familiare, del fatto che si è comunque già molto più autonomi e si vive comunque già molto più isolati in una Germania piuttosto che in una Svezia, che è un altro paese che ha percorso la strada che dicevi tu, cioè lasciare all'individualità, diciamo, la decisione e la responsabilizzazione. Certo. Però è anche vero che in Italia, se devi fare la coda per entrare a un concerto o a un museo, devi mettere in qualche modo nelle specie di serpentoni di ferro per tenere in coda le persone. Io mi ricordo che sono andata in Svezia nel 97, oramai lontanissimo, e che le persone in una landa sperduta
stavano in coda. Quindi bisogna anche, secondo me, capire qual è l'abitudine, anche l'asse di valori e l'asse culturale che accompagna un popolo prima di una situazione di crisi, no? Perché la situazione di crisi acutizza delle reazioni che però fanno anche un po' parte della cultura di un paese e di come quel paese gestisce le relazioni. Ti potrei dire della Svezia, che mi colpì molto perché all'epoca ero giovanina, no? Perché avevo una ventina d'anni, nel 97, mi colpì molto che i ragazzi andavano a giro già in bicicletta e stavano prevalentemente a casa, facevano le feste in casa il sabato sera e quindi, diciamo, avevano proprio una configurazione diversa anche di che cosa voleva dire aggregazione sociale fra i ragazzi. Non sono tutti bravi, però, perché l'altra cosa che mi colpì in Svezia all'epoca è che i negozi, i supermercati non vendono quasi alcolici tranne un tasso sotto al 2%, e che c'erano dei negozi dove sulle carte d'identità dei singoli venivano registrate le birre o le bottiglie di vino comprate, perché certo, questo stare in casa aveva delle ripercussioni su altre problematiche note alle dipendenze psicologiche, quali quella per esempio dell'alcolismo, no? E, esatto. Ecco, questo magari se potrebbe approfondire anche Cristina, perché sul settore appunto delle relazioni sociali e del fatto che queste siano più o meno libere e più o meno dettate da regole, io credo che ci possa dare, insomma, anche la sua prospettiva da questo punto di vista. Ecco, io la vedo così, Daniele, vedo che bisogna avere a che fare anche con la cultura di un popolo e quelle mascherine accatastate di cui tu parli, mi proteggo e proteggo gli altri, ma poi se le accatasto e non smaltisco quel rifiuto è infetto. Quindi quella catasta mi preoccupa di più da un punto di vista di igiene pubblica, francamente, che non ci sia uno smaltimento. Cioè, io terrei a dire a tutte le persone nelle case di buttare le mascherine nell'indifferenziato, in sacchetti chiusi, di non permettere di, appunto, la contaminazione in seconda battuta, perché sarebbe veramente avere dei comportamenti positivi e poi averne degli altri che annullano le sicurezze che avevamo garantito con il primo comportamento. Cristina? Concordo molto. Sicuramente una decisione di questo tipo, cioè di avere una chiusura, di un'apertura, scusate, più anche più lenta, di una riapertura più lenta, in parte io la posso condividere, ma ci sono più aspetti. Però, diciamo, da un punto di vista anche di relazioni, e quindi in qualche modo questa è anche una domanda un po' antropologica, no? Proprio della cultura, della persona, del gruppo, di come si muove. Noi abbiamo sicuramente in questo lockdown manifestato nella maggioranza dei casi un'aderenza alle regole, però è anche vero che ci sono state anche tante persone che queste regole non le hanno in qualche modo rispettate, anche in buona fede, quindi non andiamo necessariamente nelle parti più negative, o per bisogno, perché comunque se una persona è sola, appoggiarsi, deve lavorare, c'è bambini a casa, quindi ci sono tante dinamiche, ok? Quindi credo che l'assunzione di responsabilità del governo è un'assunzione che, come dice Cipriana, poggia le basi su con chi ho a che fare, no? Con che popolazione ho a che fare, e non è solamente una paura o una prevenzione, ci saranno più aspetti, però sicuramente anche con che tipo di persone ho a che fare, e rispetto anche a quello che c'è stato in questo lockdown, come si sono comportate le persone. Ecco, io direi questo, seppur a grandi linee bene, ecco. So se Cristina, allora, questo, Cristina, sì? Posso certo. Forse anche gli anziani, cioè l'età della nostra popolazione, l'età media della nostra popolazione, no? Sì. Cristina si occupa di anziani. A me viene in mente che un popolo in qualche modo più giovane percepisca le cose in un modo diverso, e anche l'impatto che ha la tecnologia. Lo smart working in un popolo come l'Italia, con le reti internet difficoltose, le persone che all'improvviso si trovano su un PC, anche da un punto di vista lavorativo, ha creato probabilmente delle reazioni di disorientamento molto più forti, che probabilmente hanno fatto reagire il nostro paese in un modo diverso rispetto ad altri paesi,
che avevano appunto difficoltà, sì. Ecco, visto hai citato gli anziani, mi viene in mente le prime reazioni dei nostri anziani. Le prime reazioni dei nostri anziani sono state quelle di continuare ad uscire e di mantenere le proprie abitudini, comprensibilmente con quello che poi è la posizione emotiva o comunque sociale dell'anziano nella nostra società, che è cambiata tantissimo. Magari i nostri anziani hanno in mente i loro nonni che erano un po' la guida familiare. Oggi nella nostra società l'anziano è una grande risorsa, quindi il nonno però è meno nella rete culturale. Quando c'è stato il lockdown, molti anziani hanno continuato a mantenere le loro abitudini anche per paura di una solitudine o di una chiusura maggiore. Alla riapertura si è detto che le fasce fragili, per esempio, devono comunque in qualche modo riguardarsi di più. Però se io penso alla fascia dell'anziano, quindi si parla di over 65, anche nelle aziende non è stato detto granché. Quindi anche questo è un altro aspetto, o almeno è stato citato, ma non è stato poi toccato in termini di rientro al lavoro come rientro. Quindi non so se ti ritrovi in questo, Cipri. Allora, Diana, sull'aspetto dell'anziano, anche del rientro al lavoro, visto che poi noi abbiamo tutta quest'altra parte, no, che curiamo. Sì, direi che per quanto riguarda le aziende, quindi tutta la parte degli aspetti lavorativi, ci sono tematiche di cosiddetto aging, cioè tematiche che l'Italia sta già affrontando e le aziende italiane stanno già affrontando da un bel po', in particolare anche le aziende pubbliche, in particolare anche la sanità, per esempio gli infermieri. C'è un problema di aging infermieristico, i nostri infermieri stanno invecchiando e non stiamo in qualche modo consentendo diciamo una riconfigurazione lavorativa da questo punto di vista che consenta l'introduzione di nuova forza lavoro senza magari anche limitazioni, perché dopo tanti anni ci sono appunto i cosiddetti mestieri usuranti che hanno anche da questo punto di vista delle difficoltà. Io credo che la tematica dell'età sia una tematica che fa molta differenza sul tema di oggi, quindi sul tema del lavoro. Fa differenza rispetto agli strumenti, rispetto alle abitudini lavorative, rispetto al fatto che siamo stati probabilmente catapultati all'improvviso in una situazione, io lo chiamo di tecnostress, non solo io, ma insomma tecnostress, stress tecnologico, che è uno degli argomenti dove adesso c'è un buon fermento. Pensate solamente a stare tutto il giorno collegati come siamo noi adesso, a non poter in qualche modo avere reazioni spontanee emotivamente, perché è come essere un po' sotto i riflettori tutto il tempo in videochiamata o a dover essere sempre in qualche modo presentabili quando ci telefonano per lavoro, avere un'agenda talmente piena da avere alla fine della giornata uno stress cognitivo molto alto. Questo credo che valga molto per tutti i lavori. Io ho sentito tante persone. Si va dalla mamma che lavora in ufficio, che ha anche però i bambini da gestire con la didattica a distanza e quindi ha due tecnologie che all'improvviso le piombano dentro la vita, alla lavoratrice che non aveva quasi mai toccato fondamentalmente un PC e che ha difficoltà da questo punto di vista. Io credo che ci siano veramente tanti aspetti da questo punto di vista da toccare, allora, perché insomma non è semplice, ecco, riconfigurare i propri comportamenti né nella vita privata né nella vita lavorativa. Allora, care Cipriana e Cristina, siamo già arrivati un po', ci eravamo dati la mezz'ora, poi in realtà siamo andati oltre perché gli argomenti sono molto interessanti. La prossima trasmissione sarà sabato prossimo, sarà il 2 maggio, quindi sarà una trasmissione proprio, come si dice, alle porte coi sassi del famoso decreto che entrerà in funzione il 4 maggio. E vorrei anticipare, ma poi ditemelo voi, perché in questi giorni si sta scatenando uno dei termini di ricerca su Google, sono congiunti. Io direi forse anche congiuntivo, visto come si scrive, ma insomma, congiunti, insomma, va bene. Sì. Molto carina la battuta, Daniele, condividiamo. No, a parte questo, gli amici della Crusca si mettono le mani nei capelli a vedere quello che si scrive spesso, insomma, vabbè. Comunque non è questo il fatto, è il fatto di capire che cosa vuol dire tutti questi termini delle affinità, dei sentimenti tra
persone, come si fa a certificare? Cioè ti fermano per la strada e te tu dici, ma io vado dal mio affetto stabile che ho da un'altra parte, e chi me lo dimostra? Cioè, ma infatti, ve lo butto lì, probabilmente da qui al 2 ci sarà qualche circolare che illustrerà meglio non solo questo ma tanti altri aspetti, quindi sarà probabilmente sì, uno degli in altri. Realtà Daniele, se ti posso anticipare, io stanotte ero a vedere su Google Trend appunto questa cosa del termine congiunti, che ha avuto un picco di ricerca su Google Trends, che certo, è certo, la funzione di Google, no? Che guarda queste cose. Addirittura alle 22 della sera in cui ha parlato il presidente Conte, quindi Conte, in sì, pratica certo. Un'ora dopo le persone erano immediatamente a cercare congiunti su Google. No, ma poi oltretutto la parte buffa è che molta gente si propone di fare il nonno adottato, insomma, no? Dice, sì. E se volete io vi faccio sì. Il nonno, adottatemi. Ma nei vari gruppi, di Facebook. Cioè, abbiamo almeno questo senso dell'umorismo che ancora si mantiene. E io per chiudere vi darei un invito di andare a vedervi un bellissimo piccolo clip di molti anni fa di Bruno Bozzetto che trovate su Google, su YouTube, che si intitola Europa versus Italiani, che vi fa vedere i modi, a proposito di code, come si diceva prima, qual è il comportamento degli europei in genere rispetto al comportamento degli italiani. Questo per finire in termini. Ci sorprenderemo. Allora, sentite, io vi ringrazio molto per questa prima puntata, l'appuntamento è per sabato e magari poi ne pensiamo ad altre, perché è una cosa interessante, una cosa discorsiva, che la tecnologia, che dovrà in qualche maniera fare la parte del leone da ora in poi, ci mette a disposizione e ci dà la possibilità di fare. Quindi io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio il Centro M. Ciao, e Daniele. L'appuntamento Ciao. È per sabato prossimo, sempre alle ore 10. Ed ora, come si dice nei migliori programmi, sigla!